In una ciotola uniamo uova, olio e zucchero e mescoliamo bene. Nella farina mettiamo le gocce di cioccolato e mescoliamo. Questo farà sì che le gocce in cottura non finiranno tutte sul fondo. Poi uniamo il composto di uova e mescoliamo bene. Ora aggiungiamo la polpa di un caco. Adesso il lievito. Versiamo il tutto in una teglia da forno da 18 cm e inforniamo a 180 gradi per 25-30 minuti. Mi raccomando, fate sempre la prova a stecchino. Una volta raffreddata, la sformiamo e aggiungiamo tanto zucchero a velo. Questa è una ricetta semplice, veloce e genuina. E se vi è piaciuta, vi invito a lasciarmi un bel like. E se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale. Se ripetete questa ricetta, mandatemi la foto su Instagram, così io la pubblicherò nelle stories. E come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Ciao ciao!